Il granellino del 19 aprile 2020. Giovanni, capitolo 20, versetti 19-31. Pace a voi, dice il risorto ai suoi discepoli, rinchiusi nel cenacolo in un'atmosfera di paura, tristezza e delusione. Che anche noi possiamo vedere e gustare Gesù che entra nelle nostre case dove c'è tanta paura e solitudine forzata. Cos'è la pace cristiana? È quel sentimento interiore che dimora in noi anche quando le circostanze della vita ci costringono a vivere tra le fiamme della malattia, della precarietà economica e di un futuro incerto. La pace è frutto della fede nel Padre Celeste che ci ama e provvede per noi. Se Dio, l'Onnipotente nell'amore, è con noi, chi può essere contro di noi? Dice Davide: anche se cammino in una valle oscura, non temo alcun male, perché tu, Signore, sei con me. In questo periodo di reclusione ha paura solo chi non è abitato dallo Spirito Santo, che ricolma gli uomini di fede di una tranquillità e serenità di un bambino tra le braccia della madre. Il Padre Celeste, che ci ha creati per amore e ci ha redenti per amore, vuole la nostra pace, donandoci lo Spirito del Risorto. Solo chi vive senza la grazia di Gesù Cristo sperimenta, in questo tempo di reclusione forzata, un turbamento interiore. Se il peso dei tuoi peccati, passati e presenti, ti schiaccia e ti opprime, apri le porte a Cristo, dicendo: Gesù, io credo in te, donami il tuo perdono, lava la mia anima con il tuo sangue. È la domenica della Divina Misericordia. Questa preghiera, fatta con fede, ti ricolmerà di pace. Amen, alleluia. Padre Lorenzo Montecalvo, dei Padri Vocazionisti. Postscriptum. Grazie di cuore per le vostre preghiere e per la vostra generosità. Il Signore vi ricolmi di pace.